bentornati sul canale di Roberta. Perdonatemi per la voce afona, sembro una persona dell'899, ma purtroppo solamente adesso avevo tempo per registrarvi questo video, altrimenti avrei saltato una settimana intera. Quindi perdonatemi, prendetemi così come sono. Il focus lo dovete dare sicuramente sui prodotti che in questo video vi presenterò. Ne approfitto per farvi i miei migliori auguri di buona Pasqua, perché questo video lo pubblicherò per l'appunto domenica di Pasqua. Spero che per voi sia una bellissima risurrezione, che si possa aprire un nuovo ciclo per tutti noi, pieno di salute anzitutto e di positività e magari di belle notizie e di tanta tanta serenità. Come avete letto dal titolo, questo sarà un video in cui vi mostrerò i miei acquisti pucciosi, carinissimi, fatti negli ultimi tempi per la casa, per il make-up, per l'abbigliamento. Insomma, è un piatto ricco, micificco, come spesso accade qui sul mio canale, ma questa volta sono proprio delle chicche imperdibili. Cominciamo subito dal make-up, che forse è anche la cosa che vi interessa di più. Ho voluto acquistare questo Revolution Toy Factory, questa palette occhi di I Heart Revolution, la linea economica del gruppo Revolution, ed era un amore, non potevo lasciare lì questo orsetto. Era disponibile in diverse colorazioni, se non sbaglio in oro, in rose gold e in fucsia. Io ho scelto questa per l'appunto, e qui proprio sulla scatola vedete quello che troverete all'interno. È piccolino, è proprio un amore, pucciosissimo, mi viene voglia di stringerlo, baciarlo, proprio quasi come se fosse un antistress. E all'interno ci sono delle polveri che io ho sbocciato, che devo dirvi non sono niente male. C'è anche uno specchio che vado a coprire, e queste sono tutte le nuance. Come vedete ci sono dei colori per la base, questo potrebbe essere un colore da applicare anche come cipria, una terra, e poi tutti questi colori fluo per realizzare anche dei look un po' più particolari. Io non mi posso proprio sentire con questa voce, vi chiedo scusa, però ripeto, prendetemi per quella che sono oggi. Vi faccio qualche swatch, sia dei metallici, guardate che roba, che dei matte, impressionante. C'è questo colore qui abbastanza classico, che è un marroncino prugna. Devo dire che io l'ho acquistata semplicemente per il packaging, ma è una palette che scrive, che comunque si comporta molto bene. E quindi io ve la consiglio se vi piacciono questi oggettini pucciosi e se state cercando una bella palettina con colori vibranti che non costi molto, perché io questa l'ho pagata solo, se ricordo bene, 11-12 euro. E con I Heart Revolution abbiamo terminato. Proseguiamo con l'Eurospin. Vado spesso in questo supermarket, in questo discount, a fare la spesa. E ho voluto prendere questa scatola che costava pochissimo, circa 4 euro, che è molto carina anche per fare un regalo, non solo di questi tempi, che ha questo disegno, questa stampa del quadro di Klimt, del bacio di Klimt, ma erano presenti tantissime referenze anche di Van Gogh, adesso non ricordo esattamente. All'interno trovate tantissimi cioccolatini di tante varietà, ecco adesso mi cascano, se non cade qualcosa nei miei video non sono io, trovate quelli fondenti, quelli a latte, insomma accontentate un po' tutta la famiglia, poi la scatola vi rimane ed è bellissima a mio dire anche come complemento d'arredo. Sempre all'Eurospin ho trovato questa linea di tazze e tazzine che, se non sbaglio, aveva mostrato anche Lucia, la mia dolcissima Lucia, la mia amatissima Lucy del canale L'Aiuto, ti mando un bacione enorme e anche un grande abbraccio. Credo che anche lei avesse acquistato queste referenze, perché lei va più spesso di me all'Eurospin, e anch'io sono riuscita a trovare 4 tazzine di questa collezione davvero molto cute, molto pucciosa. Sono delle tazzine poco impegnative da tutti i giorni e sono stata fortunatissima perché ne ho trovate 2
così con il verde, qui c'è scritto green vibes only. Ovviamente non potevo non prendere la mamma di queste tazzine e quindi mi sono aggiudicata anche la tazza green vibes only, che va a completare diciamo un po' tutto il set. Poi io sono una collezionista di tazze e non poteva mancare questa nella mia collezione. Sono delle tazzine della Tognana, quindi di qualità, pesanti, resistenti e, cosa non da ultimo, questi sono proprio i colori della mia cucina e quindi ho fatto un affare perché costavano veramente molto poco. Per completare la tornata di acquisti Eurospin voglio mostrarvi questo maglioncino, questa felpa della marca Glissade, che è proprio quella che si occupa dell'abbigliamento che trovate da Eurospin. Dateci un'occhiata spesso perché caccia fuori stagionalmente delle cose davvero interessanti, delle chicche. Io questa l'ho voluta subito prendere, è nera, una maglietta nera molto semplice. Vi consiglio una taglia in più perché veste piccolina, io solitamente prendo una L, ma questa è una XL. E il dettaglio più carino, più cute, più puccioso di questo capo d'abbigliamento è sicuramente la manica, perché si presta ad un indosso sicuramente sportivo, ma anche un po' più elegantino e romantico. Magari in un prossimo video la indosserò e ve la mostrerò di sicuro con molta soddisfazione. Ho da pochissimo cambiato iPhone perché quello precedente ha esalato l'ultimo respiro e quindi ho voluto prendere il 12 tradizionale e ho comprato questa cover in un negozio di cinesi qui del mio paese e devo dirvi che è davvero qualitativa. All'interno ha proprio quasi un vellutino che quindi protegge il case del vostro telefono e poi questo colore mi piace tantissimo, lo trovo molto primaverile. In casa mia ho dei fiori finti di questo colore, quindi io sono proprio un amante, gioco in casa e non vedo l'ora di vestire il mio nuovo telefono con questa perché è davvero carinissima. Sempre dai cinesi ho acquistato delle cose che non mi servivano, ma non potevo lasciarle lì. Sono delle cose ovviamente pucciose, delle cose che un addict di roba inutile non può non avere in casa. E cominciamo dai capelli e guardate che meraviglia queste clip. Cioè, non sono un amore, io appena le ho viste, le ho prese senza pensarci, le ho messe nel carrello. Mi sono fatta anche un po' un esame di coscienza perché ho pensato, a 35 anni dove vai in giro con queste? Però da mettere in casa per divertirsi anche da soli, perché no? Dietro sono fatte così e le trovo davvero carinissime. Questa è una nuvoletta rosa con questa coroncina e questo è proprio un fiocchettino sempre lilla e rosa. Tra l'altro questi sono venuti pochissimo, credo un euro, quindi non si poteva lasciare lì. Mamma mia, perdonatemi davvero, ma questa è la situazione oggi. Ho voluto prendere anche due cerchietti per i capelli. Ne vedo tantissimi qui su YouTube, anche delle mie colleghe, quindi ho voluto adeguarmi. Ho preso questi con le orecchie tipo da gatto. Mi si è rotto in diretta, ma pazienza, metterò un filo di colla, anche perché sono attaccati in maniera davvero poco consona. Ma guardate che bello, cioè le orecchie olografiche io non le ho mai viste su un cerchietto. È troppo puccioso, troppo carino e non avrò assolutamente vergogna di farvi magari un tutorial make-up con questo in testa. L'ho comprato e adesso lo devo assolutamente indossare. Ho preso un altro cerchietto, questo invece è tutto rosa lucido, proprio come le bambine. E questa proprio il top del top, una fascia per tirare sui capelli quando ci si trucca o ci si strucca con le orecchie del coniglietto. Queste, ecco, non suonano, però sono morbidose, sono coccolose, sono pucciosissime. E questa fascia l'ho pagata 3,50 euro. Questi pochissimo, credo sempre un euro, questa 3,50 euro, ma
ne vale la pena perché la qualità è ottima. Ho visto queste fasce anche 6 euro in altri posti, quindi da questo punto di vista viva gli empori cinesi. Ho voluto poi prendere questo spray da 100 ml, questi fanno sempre comodo per mettere il tonico, l'acqua, il fix e per portarselo in borsetta o in viaggio. Ovviamente che colore ho scelto lo vedete da voi. Dai cinesi poi ho trovato questo oggettino da tenere magari su una mensola, su una madia, insomma in qualche posto della casa, ben augurante, è un simbolo non solo di cristianità ma credo proprio di energie positive, ed è un angioletto della linea, come vedete, Home, che ha un cuoricino tra le braccia e ovviamente il vestitino tutto rosa perché è un'angioletta. Questo ho voluto prenderlo perché negli ultimi tempi nella mia vita sono successe non proprio delle cose del tutto piacevoli e quindi ho pensato che prendere questo davvero per pochi euro fosse davvero benaugurante. Mi piace tantissimo, tra l'altro è tempestato di tutti micro glitter e sicuramente questo adesso lo metterò subito in esposizione. Siamo arrivati quasi alla fine degli acquisti nell'Emporio Cinese, ho voluto acquistare questa targa con scritto benvenuti, molto primaverile, sempre molto pucciosa perché è rosa con i fiorellini in legno, perché mi ha fatto subito pensare alla primavera, qui ci sono le farfalline e ho aspettato di farvi il video per attaccarla fuori dalla mia porta, quindi pensate quanto vi tengo in considerazione. Ultimissimo prodotto dei cinesi, i tesori d'Oriente, questo mancava all'appello nella mia collezione, non potevo non prenderlo perché ha una fragranza rassicurante, coccolosa, e sto parlando del Tiare delle Indie. Vi sembrerà strano ma io non ho mai posseduto questo profumino di tesori d'Oriente, ho l'orchidea ma questo mi mancava e quindi, visto che ci stiamo avvicinando anche all'estate, anche se questa è una fragranza che sento un po' più primaverile, ma possiamo darcela in ogni dove quando meglio crediamo, l'ho voluto prendere insomma con molta soddisfazione e anche questo ho pagato molto poco, circa 3 euro, 3,50 euro. Davvero sto arrivando io alla fine della mia riserva vocale. Devo poi inviare un bacio grandissimo alla mia amica Daria che lavora in una profumeria privata e mi ha fatto un regalo davvero pucciosissimo, davvero gradito. Mi ha regalato tutti questi campioncini del nuovo profumo di Guerlain, Sparkling Bouquet. Questa è la versione di Mont Guerlain Sparkling Bouquet. Io non amo il classico e nemmeno i flank usciti successivamente, ma questo proprio mi ha stregata. Infatti sto per acquistare, mannaggia a te Daria, il 100 ml, non vedo l'ora. Nel frattempo lei mi ha omaggiato di tutti questi campioncini e io devo solo ringraziarla perché qui ne ho insomma per un po' di tempo prima di acquistare finalmente il flacone intero. Ultimo acquisto, questo è davvero particolarissimo, non pensavo neanche che esistesse un prodotto del genere. Sto parlando di questi toaster bag che ho acquistato su Amazon. Allora, dovete capire che sono andata alla ricerca di questo prodotto perché quest'estate da Lidl ho acquistato un tostapane meraviglioso, ovviamente laccato rosa, e purtroppo il toast deve essere inserito nella fessura e successivamente è difficile comunque pulire il fondo dell'elettrodomestico. Questi toaster bag sono dei sacchetti che vi permettono di inserire il vostro toast e quindi di non sporcare né le pareti né la base del tostapane. Sono furbissimi, hanno un materiale che non riesco a comprendere, è tutto scritto in inglese. Comunque è un materiale sicuramente resistente alle alte temperature e la cosa carinissima è che dopo l'utilizzo, se dovesse cadere formaggio, tonno, insaccati, possono essere lavati e riutilizzati tantissime altre volte. Io ho acquistato questa confezione da 6
Ecco, qui ci dice che possono essere utilizzati ognuno addirittura 100 volte. Io non penso neanche di mangiarli tutti questi toast nella mia vita. Però devo dire, non costano molto. 6 pezzi li ho pagati all'incirca 8 euro. Ci sono di varie taglie. Mi sono pentita di non aver preso il pacco con 2 taglie differenti all'interno, perché questi sono proprio giusti per una fetta di pane in cassetta classica. Se già le prendete un po' più spesse, un po' più grosse, questa bustina risulterà un po' troppo piccola. Ma devo dirvi che mi stanno dando tanta soddisfazione. Finalmente non devo impiccarmi per lavare l'interno di un tostapane che, ahimè, è bellissimo esteticamente, ma non si apre. Sempre su Amazon ho voluto comprare questo porta pennelli, questo porta matite, porta prodotti da toilette. Lo trovo di un'eleganza unica, mi piacciono questi prodotti dalla Lure, dallo stile anche un po' vintage, art déco, retro. E il corpo, diciamo, è vuoto, come vedete, c'è solamente questa base che si può anche eliminare, come vedete. E qui all'incastro, insomma, vanno messi i prodotti che preferite. In realtà io pensavo che fosse un pochino più bassa, quindi per le matite forse, non so, io l'ho voluta prendere, vedrò poi cosa farne, però volevo mostrarvela perché è in color ottone e plastica. Fatemi sapere come utilizzereste voi questo portatutto, perché al momento io ancora devo decidere come impiegarlo. E mi piace, ovviamente sono un po' quegli acquisti che io faccio di pancia. Non mi pento assolutamente, perché mi piace anche un elemento di arredo per il bagno, però sono un po' in stand by con le idee, quindi fatemi sapere cosa ne pensate e cosa voi ne fareste. Bene, questi per il momento erano tutti i miei acquisti super pucciosissimi. Forse mi sta tornando la voce. La terapia del chiacchiericcio funziona su quello dello stare zitti. Voglio mostrarvi cosa sto indossando sulle labbra, perché me lo chiedete spesso. È questa tinta Metal Matte di Faberlic. Il codice è il 44155. È una tinta metallica no transfer, perfetta anche da portare sotto la mascherina. Io ho finito qui, video diciamo carino, veloce, per farvi passare in modo anche spensierata questa Pasqua, se siete sintonizzati su YouTube. Vi faccio ancora i miei migliori auguri, spero davvero il meglio per voi, e noi ci vediamo alla prossima se vi va. Lasciatemi i vostri like e iscrivetevi al canale se avete voglia di sostenermi. Ciao!